Cari delegati del 17° Congresso Nazionale, io sono certo che mi crederete tutti, davvero tutti, quando vi dico che anche e soprattutto dopo gli ultimi interventi mi accingo a parlare con l'abituale chiarezza, ma anche con nell'animo sentimenti contrastanti, di ansia, di amarezza, un po' di tristezza pure, mentre incalzano, si intrecciano, e non da oggi, da settimane, da mesi, fra di noi, tante domande cui non trovo risposta e non mi viene data a tutt'oggi, fino a questo momento, nessuna risposta. La principale domanda che mi urge dentro non è nuova, l'ho detto in qualche manifestazione provinciale. La domanda principale è questa: perché mai, proprio nel momento in cui abbiamo potuto cominciare a celebrare, a gustare, ad inebriarci felici, il nostro massimo successo, mai toccato prima, ci si è cominciata a chiedere la rinuncia ad essere noi stessi? Perché, cari amici del Congresso, su due cose non vi possono essere dubbi: che il successo, quel successo, ha premiato, a cominciare dalle amministrative dell'ottobre e del novembre del 93, quel successo ha premiato 40 anni di battaglia nostra, di battaglia missina, condotta sotto il simbolo del Movimento Sociale Italiano. A premiare anche, eppure di questo possiamo esserne certi tutti, senza discussione alcuna fra di noi, a premiare soprattutto, io direi, in quella battaglia la nostra coerenza, la nostra continuità, la fedeltà nelle stesse idee. Eppure proprio da allora, ecco l'analisi politica, si è chiesto il ragionamento, l'analisi. Analizziamo, ragioniamo. Proprio da allora ha avuto inizio questa operazione che oggi si conclude qui, con la confluenza, fusione, trasformazione, evoluzione. Beh, abbiamo sentito ieri Fini, molto chiaro, io lo ringrazio di questa chiarezza, con la fine sostanziale dell'MSI come soggetto politico specifico e con la nascita, anche questo è stato detto con molta chiarezza e la stampa stamane lo recepisce tutta, con la nascita di un altro è diverso e a mio avviso ben diverso soggetto politico. E questa è la seconda cosa sulla quale non sono ammessi dubbi. La svolta c'è ed è una svolta radicale che il Movimento Sociale Italiano riconosca, autoriconosca, concluso il suo compito, il suo ruolo politico, la sua funzione. Che insomma noi si esca da quell'involucro, da quella struttura, da quella sigla, come lo stesso Fini ha detto ieri, si esca con lo stesso stato d'animo con cui a un certo punto si esce dalla casa paterna per andare altrove, sapendo che in quella casa paterna non si potrà più tornare. Nasce un altro soggetto politico, nuovo, è diverso da noi, da quelli che noi siamo stati. Ed ecco i sentimenti di cui vi dicevo all'inizio. Perché se per taluni si tratta di mettere in discussione o di veder messa in discussione pochi e recenti anni della propria vita, per altri, per me, per tanti altri, Tremaglia, Baghino, e ne potrei citare altri, per altri
Si tratta di una vita intera, non solo di impegno e di militanza, non spetta a noi dirlo, potreste dirlo voi, ma anche una vita, uno sforzo di pensiero e di cultura. Abbiamo quindi il diritto, il pieno, il sacrosanto diritto morale, prima ancora che politico, di chiederci e di chiedere a noi stessi e a chi è fautore, nelle sue forme più estreme, di questa operazione, qual è il volto, quali sono i contenuti del nuovo soggetto politico, mentre in esso, in questo nuovo soggetto politico, si vorrebbe calare, trasformare, fondere tutto intero il popolo missino, tutta intera la sua storia, risolvere o sciogliere tutte le passioni e i sacrifici di quasi 50 anni di battaglia politica. E il volto e i contenuti noi li abbiamo. Li abbiamo nel proposto articolo 1 del nuovo statuto. Li abbiamo soprattutto, attenzione, per omissione, per ciò che quell'articolo non contiene, e li abbiamo nelle tesi, i contenuti. Perciò invece che quelle tesi ampiamente dicono in decine e decine di pagine, quasi 200 pagine. Volto e contenuti, a mio avviso, di una formazione politica liberal-democratica, liberal-conservatrice e di destra conservatrice. Abbiamo sentito testa e tatarella. Dobbiamo batterci per completare a destra, con riferimenti sui quali poi tornerò, alla destra storica, per completare a destra il regime, il sistema democratico. Un regime monco, dicono Tatarella e non solo lui, ho sentito Fisichella ieri sera al TG3, un regime storicamente monco come una anomalia tipicamente italiana, che adesso noi dobbiamo contribuire a sanare. Basta una sia pur breve analisi del nuovo articolo 1, se lo poniamo però a confronto con l'articolo 1 del precedente statuto, perché le affermazioni di questo genere di documenti politici sono sempre tali che la prima lettura con interessata superficialità può spingere a dire non c'è niente, perché non firmarlo, perché non aderire. Ma se facciamo un raffronto per un attimo solo con l'articolo 1 del vigente statuto, noi vi troviamo delle omissioni che sanno di rinuncia, delle rinunce che sanno di abiura. C'è, evidente, e la stampa l'ha sottolineata, l'ha colta subito, la rinuncia al corporativismo, il che implica la rinuncia a tutto il nostro programma sociale. È chiaro che sul termine corporativismo noi abbiamo discusso infinite volte, che ci siamo sempre lamentati del fatto che gli avversari con la famosa guerra, Almirante aveva ragione anche su questo, la famosa guerra delle parole, avevano e davano del corporativismo a volte una interpretazione opposta a quella che diamo noi, ma tra persone che fanno politica e in termini di dottrina politica il corporativismo era ed è quella impostazione che mirava alla creazione di uno Stato organico, all'inserimento delle categorie, lo ha ricordato Tremaglia e lo ringrazio, nella struttura giuridica dello Stato. Questo era il corporativismo, così come è stato storicamente, non attuato, storicamente inteso e culturalmente supportato. C'è anche nell'articolo 1 nuovo quello che invece non mancava, ovviamente, nell'articolo 1 dell'ancora vigente statuto. Mediante l'alternativa corporativa, il che stava a significare tutta intera la nostra progettualità verso un altro tipo di Stato, di economia, di società, al limite, sia pure finalisticamente e strategicamente, verso un altro modello di sviluppo. E c'è, e come non c'è, c'è anche la rinuncia alla continuità ideale, non a quella generica del popolo italiano che poi
Nessuna interpretazione o analisi politica può mettere in discussione. Un popolo è sempre continuità come organismo, diceva Morrà, mi pare, come organismo che non muore mai al di là dei regimi politici. La nostra continuità ideale, storica, sociale, di contenuti, di programma, di aspirazioni, di alternativa, il taglio delle radici e il taglio della storia, la scelta volontaria, potremmo dire, della eutanasia. E quando si dice, amici, perdita della memoria, si dice una cosa grave e importante, perché da qualche tempo nel nostro ambiente, noi abbiamo visto mettere in discussione cose importanti, cose essenziali. Siamo partiti, è stato ripercorso l'iter di Alleanza Nazionale, siamo partiti da un qualcosa che doveva contenere noi con la nostra specificità e siamo via via passati con un crescendo non certo casuale, ma anzi, devo dire accuratamente studiato e lucidamente, suppongo, predisposto, con più atti esecutivi del medesimo disegno, come dire, liquidatorio, mi rivolgo agli avvocati, siamo passati ad affermazioni che mai avremmo pensato di sentire, non dico ai vertici, ma neanche nell'ambito delle nostre file. Non c'è niente di personale, caro Fini, se io a questo punto mi debbo rivolgere personalmente a te, per talune tue affermazioni, che non ho condiviso, non condivido, ne ho parlato pubblicamente, le due dita di polvere sull'opera Onnia di Benito Mussolini, ma perché? Ma chi ce l'ha fatto fare? Ma chi ce lo chiede? Avevamo cominciato col dire agli altri, noi non discutiamo, purché abbiate le mani pulite, non siate coinvolti in tangentopoli, abbiate fatto i vostri percorsi in assoluta limpidità di pensiero e di opere, noi non vi chiediamo giustificazioni del nostro passato, ma non ci chiedete di rinnegare il nostro passato. E siamo arrivati, ripeto, ad affermazioni che meritano, non la polemica per i facili, sempre facili, applausi di tipo congressuale, figuriamoci se questa è l'occasione, soprattutto per me, che meritano approfondimento. Quando per esempio Fini in una intervista a Le Monde, titolo a tutta pagina, io ho ripudiato solennemente, je ripudie, la dittatura di Mussolini, è un non senso politico, perché lascia presupporre che prima di Fini e dell'attuale segreteria e di Alleanza Nazionale il Movimento Sociale Italiano si sia battuto per riprendere la dittatura mussoliniana, il che non è né Almirante, né De Marsanic, né Romualdi, né Anfuso, nessuno di noi, neanche io quando ero, se mi si consente, segretario di questo nostro partito, ci siamo mai battuti per riprendere la dittatura mussoliniana. Abbiamo tutti correttamente inteso l'analisi del come e perché c'era stata la dittatura mussoliniana. La dittatura non esiste in termini di dottrina politica. Solo la infinita sapienza giuridica dei romani l'aveva prevista come ricorso straordinario ed eccezionale, il dictator per 6 mesi, massimo 3 anni. Ma non esiste nella dottrina politica, è un incidente della storia, è un'emergenza della storia. E la storia discute sempre a lungo sul fatto se certe dittature sono state positive o altre negative. Ancora si stanno interrogando se è stata positiva o negativa. Pensate un po' alla dittatura di Cromwell, che secondo taluni fece nascere l'Inghilterra moderna, e altre dittature, perché ci furono certamente non a caso 3 soli minuti di una breve excursus storico, ci furono in quel periodo fra le due guerre, sì, accanto alla dittatura mussoliniana anche altre dittature, non a caso. La dittatura di Mannerheim salvò la Finlandia dalla Russia sovietica. La dittatura di Pilsudski salvò la Polonia dall'Armata Rossa, che era la periferia, con Budionny e i suoi cosacchi a cavallo, che era la periferia di Varsavia.
Se ancora oggi pensate un po' la Turchia non è preda dell'integralismo e Dio sa che iattura sarebbe, è perché ci fu allora la rigida e severa dittatura laica di Kemal Atatürk, ce ne furono in quegli anni. Ed esse obbedirono tutti alla stessa logica profonda che ci fa comprendere, non giustificare, comprendere, calare in quel contesto storico anche la dittatura mussoliniana, la quale, se ci si consente, fu non solo il frutto, l'intreccio, la conseguenza, la ricaduta, ditelo come volete, di una personalità indubbiamente eccezionale, e questo è l'humus da cui nasce il dittatore, ma fu anche dovuta alla necessità di salvare l'Italia non dal comunismo, dal bolscevismo. Quella dittatura salvò l'Italia nel 22 dal bolscevismo, così come salvò l'Europa nel 36 intervenendo in Spagna. La storia del mondo sarebbe stata diversa se noi non avessimo vinto in Spagna e gli altri non avessero perso in Spagna. Ma ci fu anche un motivo più profondo, più politico e culturale, che dovrebbe mettere in guardia noi, soprattutto noi, in primo luogo noi missini, da certi facili azzeramenti. Ma l'anticomunismo soltanto, per dirla con il Nolte, gli ultimi suoi due o tre volumi, non sarebbe bastato se quelle dittature non avessero anche tentato, e in parte non fossero anche più o meno riuscite, a legarsi e a collegarsi all'altro grande fenomeno di quel momento storico, alla irruzione delle masse sulla scena politica e sociale. Le dittature furono lo strumento di nazionalizzazione prima e di socializzazione poi delle masse, per evitare che quelle masse sprofondassero nel comunismo e nel bolscevismo e per trarre anzi dal loro impulso qualche cosa che andava, caro Tatarella, andava molto al di là del completamento della democrazia e della nascita di un partito democratico di destra, perché quella intuizione mussoliniana che significò lo Stato corporativo nelle sue premesse, nelle sue speranze, nelle sue aspettative, e non mi venga a dire Fisichella che poi tutto questo fu deviato, certo, i sogni con cui si va al governo non sempre possono realizzarsi nei tempi previsti. Mentre si dava luogo a quel tentativo accaddero altre cose, per esempio la grande crisi economica del 1929, ma lo dimentichiamo? L'Italia fu chiamata a stringere la cinghia ma andò avanti. L'America ricchissima ebbe migliaia di suicidi per disperazione per quel tracollo. L'Inghilterra e la Francia, che avevano imperi sterminati, ebbero rispettivamente 8 e 12 milioni di disoccupati, mentre l'Italia proseguiva, ecco, per dirvi, le incertezze della storia che non consentirono al grande disegno corporativo, nazionalizzazione e socializzazione delle masse, creazione di un tipo diverso di società, di economia, di Stato, le grandi affermazioni di Alfredo Rocco, perché attraverso quella strada entravano in scena e tentavano di reggere, reggimentare la vita degli Stati, le competenze e le professionalità, e veniva avanti la complessità e quello che definirei il suo farsi spessore della società moderna nei suoi sviluppi tecnologici, nei laboratori, con le sue concentrazioni sul territorio, attraverso la grande nascita dei centri urbani metropolitani. Dittatura, certo, fu il tempo delle dittature, dei grandi personaggi carismatici in quegli anni tempestosi. Ma ripeto, quella emergenza della storia noi l'abbiamo sempre tutti correttamente interpretata e posta nel contesto